Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Si è svolta stamattina presso il Salone del Millenario in Piazza Duomo Voghera la conferenza stampa di presentazione della lista Casa dei Comuni di Vittorio Poma, candidato per le prossime elezioni provinciali. Presenti alla conferenza alcuni dei nomi che compongono la lista: Emiliano Scolè, consigliere comunale di Casatisma, Paolo Gramigna, assessore provinciale uscente, Fabio Zucca, assessore di Belgioioso, Pier Giorgio Maggi, sindaco di Stradella, Marcello Infurna, primo cittadino di Certosa e Silvio Corbellini, sindaco di Viganterio. Assenti Emanuele Corsico Picciolino, consigliere comunale di Vigevano, Milena D'Imperio, vicepresidente uscente dell'amministrazione provinciale, Federica Migliavacca, vice sindaco di San Martino Sicomario, Roberto Calabrò, consigliere provinciale uscente, Paola Franzo, sindaco di Palestro e Maria Rosa Chiesa, sindaco di Dorno. Il candidato Poma ha dato il via alla conferenza affrontando alcuni temi centrali come l'esigenza di costruire un nuovo ponte della Becca e di intervenire in modo organico sul ponte di Gerola, finanziandone gli adeguati progetti, il tema dell'edilizia scolastica, dell'ambiente e infine la regionalizzazione delle strade, un'opportunità che permetterebbe alla provincia di alleggerire il costo degli interventi sulla manutenzione stradale. No destra, no sinistra, durante la conferenza stampa lei ha parlato di coesione territoriale, che cosa intende per questo termine? Intendo dire che mai come in questo momento il territorio deve stare unito, perché ci sono dei problemi enormi che vivono attraverso la vita delle amministrazioni comunali, che riguardano anche la qualità dei servizi rivolti al cittadino. Oggi non è il tempo delle divisioni. La politica che io rispetto è per sua natura divisiva, perché contrappone le parti. Oggi c'è bisogno di coesione e di unità, c'è bisogno cioè di riconoscersi in un comune progetto territoriale portato avanti con la forza che solo un territorio come il nostro di 188 comuni può avere. In questo senso credo che vada premiata e spero che venga premiata la scelta di guardare alle amministrazioni comunali non come delle semplici stazioni di passaggio, ma come protagonisti di un progetto civico all'interno del quale l'Assemblea dei Sindaci avrà un ruolo fondamentale. Ecco, a proposito di divisioni e non divisioni, lei dice che ha presentato la sua lista a Voghera perché questa città vive un momento molto particolare, ma lei crede che una sua ipotetica vittoria possa essere d'aiuto poi a Ghezzi per il ballottaggio? No, guardi, io non sono venuto qui con questo spirito, io non sono venuto qui con lo spirito di chi immagina di poter trasferire un'esperienza resa possibile in campo provinciale sul piano locale. Io sono venuto qui con un altro proposito, che è quello, mi sembrava anche giusto farlo, di dare un piccolo segnale di attenzione a una città che è la terza di questa provincia, che per ragioni nel cui merito io ovviamente non voglio entrare, è commissariata. Quindi non avrà la possibilità attraverso i propri rappresentanti di eleggere anche rappresentanti della città di Voghera. Allora mi sembrava un gesto, ripeto, di attenzione e anche di responsabilità istituzionale, quello di dire: per quanto Voghera non potrà avere rappresentanti nel prossimo Consiglio Provinciale, noi siamo qui per proporci con il nostro programma e per dire che con la stessa logica con la quale facciamo appello alla coesione territoriale terremo conto delle attese e delle aspettative di Voghera su tutti quei servizi che rientrano nelle funzioni fondamentali della provincia. Durante la conferenza Vittorio Poma ha anche parlato delle risorse disponibili e di come l'amministrazione in un momento così difficile chieda semplicemente di usare liberamente per fare i necessari investimenti. Noi diciamo che l'amministrazione in un momento difficile non chiede di avere un euro in più di quello che Regione o Stato possono dare. Chiediamo però di utilizzare le risorse che abbiamo. Noi abbiamo incamerato risorse importanti grazie alla vendita della Prefettura, grazie alla vendita delle due caserme che stiamo perfezionando di Vigevano e di Voghera, il cui valore complessivo supera abbondantemente i 10 milioni di euro. Noi chiediamo semplicemente a Regione Lombardia di dare corso all'accordo, all'intesa,
sottoscritta fra lo Stato e le Regioni nella conferenza unificata, che consente alle province di svincolare, l'espressione questa, le risorse destinate utilizzandole in titolo primo, cioè in parte corrente, piuttosto che in conto capitale. Questo vuol dire, tradotto in linguaggio corrente, semplicemente che le risorse che noi già abbiamo e che sono bloccate, se si svincolano i fondi regionali, le possiamo utilizzare liberamente per fare investimenti. Per finire, i comunisti hanno definito la legge Delrio sostanzialmente una mancanza di espressione democratica del voto. Cosa ne pensa? Penso che il voto debba essere sempre lasciato nelle mani degli elettori, dei cittadini e dell'opinione pubblica. Io credo che sia fortemente riduttivo limitare questo diritto. Prendo atto che c'è una legge che invece prevede una modalità di voto diversa. Questo però non ci deve indurre a limitare le nostre decisioni, i nostri dibattiti, i nostri confronti a una semplice assemblea di eletti. Ci vuole qui sensibilità e anche coraggio di sapersi aprire comunque al confronto con la gente, perché tutto quello che noi facciamo dentro la pubblica amministrazione ha un obiettivo finale, che è quello di migliorare la qualità, se ci riesce, dei servizi destinati ai nostri cittadini. Quindi, per rispondere alla sua domanda, io preferisco sempre l'elezione diretta e il voto dei cittadini, ma credo che con intelligenza si possa utilizzare anche questo passaggio elettorale per continuare a parlare ai cittadini. Con questa lista il candidato ha sostenuto la necessità di unire diverse culture politiche per avere una coesione che dia risposte efficienti al territorio. Il 28 agosto si voterà per le prossime elezioni della provincia di Pavia, che si trasformerà presto in area vasta. Saranno 2030 tra sindaci e consiglieri comunali della provincia di Pavia a votare il nuovo presidente e 12 nuovi consiglieri provinciali. La votazione si terrà all'Istituto Volta di Pavia dalle 8 alle 20.